Buongiorno, allora siamo su Monopoli, raccogliamo gli adesivi che mi avete regalato, solamente uno in realtà no, perché me ne avete inviati veramente tantissimi. Volevo fare, intanto ringraziare tutti quanti ovviamente perché mi avete inviato veramente tanta tanta roba, tanti tanti adesivi. Volevo fare un ringraziamento speciale a Ndoni, o Ndoni, non so come si pronunci, perché mi ha fatto completare il set 70 milioni. Perché mi ha dato Mamma Mammut, c'era una volta, e forse mi ha dato anche qualcos'altro, quindi la ringrazio di cuore. Vi faccio vedere un attimino i set che mi servirebbe qui Lupo Bianco, se ce l'avete. Qua mi manca Caccia al tesoro. E poi vi faccio vedere i set se volete inviarmi qualcosa. Ma per me avete già fatto abbastanza perché veramente tanto. Se avete magari un po' di ambizione, anche se è una carta abbastanza rara, che poi manca solo cane stanco, mi avete inviato veramente tanta roba. Mi avete inviato anche Spuntino dorato, anche Papà numero 1, mi avete inviato veramente tanta tanta roba. E anche da foto mi avete inviato, quindi grazie di cuore, veramente. A stelle siamo a 981. Torneo non ancora partecipato. Prendiamo il regalo. Solo 27 dadi, speravo in un pacchettino qualcosa. Magari la troviamo anche caccia al tesoro o qualcosa per completare i set. Adesso vediamo perché. Devo innanzitutto finire tuffo estivo, che lo finiremo adesso. Poi entriamo nel torneo e purtroppo di carte da donarvi non ne ho alcuna. Magari ho boom di zuccheri, ma aspetterei a racimolare un pochino perché è inutile che faccio un video per regalare una carta. Quindi metto a per 20, poi magari aumento a per 50. Nel frattempo mi hanno attaccato e mi hanno devastato qualsiasi cosa. Quindi andiamo subito a giocare. Andiamo subito a una stazione che non è male. E sinceramente non ho idea di chi non abbia gli scudi. Provo un attimino con il ragazzo di ieri, vedere se. Ah, ma era questo? Ah no, ok, è cambiata l'immagine, non capivo. Ok, non si è ricostruito nulla, quindi possiamo attaccarlo. Entriamo nel torneo, non sarò mai primo, per 80 punti, figuriamoci, sarò trentesimo, 23. Pensavo peggio. Quindi ritiriamo i premi. Ok, il pacchettino, vediamo se ci dà qualche gioia. Ricerca nel ghiaccio, beh, comunque una carta nuova. Io direi di giocare per 50, tanto i dadi ce li ho. Quindi non è un grosso problema se facciamo qualche tiro a vuoto. Certo, così a vuoto magari no, per favore, eh. Ok, ci ricarichiamo gli scudi. Vediamo se ci dà. No, ci dà una bella tassa. Ok, eccoli qua. Andiamo a ricostruirci un po' tutto. Non riesco. Beh, 7 milioni costa la ricostruzione dell'ultimo. Mamma mia. Ok, direi che lo andiamo a finire ora. Prima una bella stazione. Comunque non male. Fatto gettone, gettone, stazione. Qua sappiamo già chi attaccare. Non mi fido ad attaccare questi perché hanno le strutture distrutte, è vero, però, cioè, secondo me, cioè, io mi trovo tantissima gente messa così casualmente, che secondo me me la mette appositamente il gioco, che ha le strutture distrutte, ma hanno gli scudi. E onestamente non capisco il motivo. Ok, qua sbloccheremo un altro bel po' di roba, solo due premi. Servirebbe una bella rapina. Vediamo un po' come siamo messi. Siamo tredicesimi. Il primo quanto sta? 1200. Ok. Andiamo a ricostruire l'ultimo. E continuiamo perché sicuramente devo finire la missione di tuffo estivo.
Vediamo quanto ci mettiamo. Prigione per 50. Vediamo se ci fa uscire. Comunque sia un bel per 6. Non sarebbero, sarebbe male, di dadi. Assolutamente no. Stazione di nuovo per 50. Rapina. No, distruzione. Mi sa che metto a per 100 perché ci ha dato. Beh, questo provo ad attaccarlo, dai. Ok, meno male. Meno male che non ho gli scudi. Me la gioco un po' per 100 adesso perché a breve dovrebbe esserci la rapina, quindi beccarla per 100 sarebbe buono. Qua nessuna carta nuova, solo doppie. Comunque vabbè, se vi servono carte a una stella o due stelle ve le dono, però insomma non che sia, non credo sia molto di aiuto. Qua schiviamo tutto con precisione chirurgica. Forse l'abbiamo presa. L'abbiamo presa. Abbiamo finito. Tuffo estivo. Vabbè, qua credo che carte nuove le troviamo per forza. A meno che non mi dia l'ora del bagno, che ce l'ho già. È dorata. No, dita appiccicosa. Oh, dita appiccicosa. La carta che ho trovato per ultima. Gattini e caffè. Bei baffi. Beh, dai, non male, non male. Tre carte nuove, dita appiccicose, l'ultima volta, ultima carta. Ci ho messo veramente tanto a trovarla, invece questo giro la trovo subito, che in realtà non è male, perché ricompletare l'album non credo di riuscirci. Però fare l'ultimo set, sono quasi 7000 dadi, diciamo che non mi dispiacerebbe affatto completarlo. Certo, mi manca ancora tanta roba, per carità, di dorate, soprattutto Capitan Zampina. Insomma, me ne mancano. Qua andiamo a sbloccare altri premi. Ok, siamo undicesimi. No, scherzavo, siamo arrivati terzi. Quindi cerchiamo la rapina in banca. Eccola qua, lei. Ok. Rapina in banca, vediamo di fare una bella bancarotta. Oddio. Ah, peccato. Avevo due chance, era sotto, peccato. Sotto, a lato, in alto. Vabbè, dai. Poteva essere ovunque, quindi ci sta non averlo preso. Continuo a fare un po' di roll, becco qualche altra stazione, poi basta. Vediamo se troviamo qualche carta per completare il set. Tutte doppione sul naso, mi mancava. Pensavo di averla già trovata sul naso, eh. Dovrebbe essere del set 9. Andiamo a fare un po' di roll, un bel 10 me lo dai. No, mi dai gettoni che non mi servono più a nulla. Ok, un bel 5. Un set probabilità che per carità non ci va male, anche perché lo andiamo ad aprire. Alle 8 si apre. Un bel 4. No, ci ha dato 3, comunque scudi. Un bel 9, sono altri scudi. Ami un 2. No, mi ha dato doppio 2. Ok, eccola qua. Così ci andiamo a prendere altri premi. Ovviamente distruzione, per carità. Ho appena presa la rapina. Difficilmente vi dà due rapine di fila. Andiamo ad attaccare sempre lui. Quindi le carte ve le ho fatte vedere per farmi completare gli altri due set se ci riuscite, che mi rendereste veramente contento. Comunque sia, sono poi quando avrò occasione, sono primo nel frattempo, quando avrò occasione vi donerò. Quindi se volete darmi comunque. Ho preso due premi di soldi e basta. Vediamo se riusciamo a prenderne un'altra veloce. Mi piacerebbe prendermi anche i dadi, quindi vediamo se riusciamo a prenderla. No, ci dà tutti i gettoni ora quando ho finito la missione. Imprevisti,
non è né dati né stazione. Eccola qua. Così ci prendiamo anche i dati. Vediamo di cambiare subito avversario. Ok, attacchiamo, molto bene. Ci andiamo a prendere il bonus. Poi guardo un attimino come sono messo nel torneo. Poi vado a migliorare gli edifici. E probabilmente con i soldi che ho vado anche a cambiare, a finire il tabellone. In realtà vedo perché se ho un pacchettino continuo a giocare un altro po'. Vediamo se c'è il pacchettino qua. C'è un pacchettino, io continuerei a fare qualche roll perché magari trovo qualcosa che mi serve e dopodiché vado a potenziare. Stazione un bel 9, no, 5. Vediamo se ci dà una rapina magari. Scudi che fanno assolutamente bene ed eccola qua. È una bella rapina. No, distruzione, va bene, non importa. Qua devo cambiare perché se attacco qualcun altro non mi prendo il pacchetto perché mi dà 200 punti, me ne servono più di 200. Andiamo ad attaccare. Ci prendiamo il nostro pacchettino sperando di trovare qualcosa di interessante. È un bel pacchetto in realtà, quindi ci spera di trovare qualcosina. Forza. Sicuramente penso una carta nuova. Ok, gatto alla moda. Sul naso appena trovata, niente di che. Gatto alla moda. Quante carte mi mancano di quel set? Perché ne ho trovate un bel po', ma qui c'è anche a casa. No, no, lasciamo stare. Quindi se volete inviarmi queste due che mi mancano, appunto caccia al tesoro e lupo bianco, poi qua c'è qualcosina se volete darmi e anche qua mi manca poca roba. Quindi andiamo a vedere al torneo come ha messo il secondo, è sempre a 1000, no, 1800, 2006, perfetto. Andiamo a completare il tabellone, non credo, no, non riesco a completarne due, però questo assolutamente sì. Così lo passiamo, vedo anche a che livello di tabellone sono. 426 Madrid. Bella Madrid, eh? 426. Non male, non male. Ah, mi dimenticavo, prossimo video probabilmente porterò il metodo per guadagnare i dadi gratis con i link Facebook. E niente, sarà un bel video visto che so che a molti di voi interessa guadagnare dadi, ma credo interessi un po' a tutti visto che è lo scopo del gioco prendere dadi per poi migliorare. Alla fine questo è il gioco, quindi abbiamo finito tutto. Quindi io vi saluto, iscrivetevi, mi raccomando, mettete like e ci vediamo al prossimo video e niente.